Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova serie di video tutorial dedicati alla nuova versione di GCAD. Procediamo come primo video a eseguire quella che è l'installazione di GCAD. L'installazione di GCAD ti permette di poter adesso andare a definire quello che è l'installazione multiutente anche per piattaforme di sistemi operativi quando non si avvia appunto come amministratore o quindi quando ci sono utenti base e non amministratori. Quindi quando faccio doppio clic sul setup di installazione si avvierà questa finestra dove io potrò praticamente utilizzare l'installazione solo per l'utente attuale, dove io appunto ho fatto l'accesso col mio utente, oppure installa per tutti gli utenti. Questa è quella la suggerita. A questo punto si procederà quindi a eseguire quella che è l'installazione. L'installazione di GCAD 2024 è abbastanza lineare e semplice, bisogna tenere presente solo determinate un paio di attenzioni, soprattutto nella fase di installazione sulle librerie di gestione. Quindi clicchiamo su accetto termini di contratto di licenza, il percorso di installazione è quello standard di default e andiamo avanti. Procederemo quindi a fare ad iniziare quella che è l'installazione del programma. Nella fase di installazione del programma sarà possibile poter andare a installare o meno determinate librerie di Microsoft se richieste. Il più delle volte sono già presenti all'interno dell'installazione del sistema operativo, però se necessario il programma richiede di installarle. E vediamo adesso a breve quella che è la procedura. Il più delle volte, se non c'è necessità, non viene chiesto, oppure in alcuni casi può essere necessario doverle installare. Ok, è quasi terminata quindi l'installazione. Eccola qui. Questa qui, ad esempio, è l'installazione di Microsoft Visual C++ 2010. In questo caso dice ripristina o rimuovi. Allora io posso lasciare ripristina e andare avanti, oppure in questo caso, essendo già installata, posso fare annulla e andare avanti. Lo stesso discorso vale eventualmente per la seconda libreria 2015-2022, quindi io faccio accetto, installa. In questo caso, vedete, mi è richiesto quindi l'installazione, quindi procedo normalmente ad installarla. Aspettiamo qualche minuto, qualche secondo ancora per essere la precisione. E una volta che ha terminato quella che è l'installazione, chiederà il riavvio, ma noi volendo possiamo andare anche a fare chiudi e andare avanti. E poi ci sarà una terza sezione dedicata al motore di GCAD che è VectorDraw. Quindi andiamo su Next, accetto, agree. Il percorso lo lascio questo qui di default e anche in questo caso faccio l'installazione per multiutente, quindi everyone, e faccio next, next e installo Vector. Vector viene installato solo esclusivamente la prima volta. Se nel caso in cui io ho già precedentemente installato GCAD e Vector, non mi verrà richiesta una seconda installazione. Fatto questo, completo chiudendo l'installazione. Ora posso riavviare il programma oppure semplicemente cliccare sul no e riavviare più tardi il sistema. Più delle volte non è necessario riavviare, quindi posso andare a cliccare su fine. A questo punto ci ha creato questo setup di installazione, ci ha creato quello che è l'icona sul desktop per avviare il nostro programma.